Ciao a tutti, oggi vi mostro come fare il risotto giallo allo zafferano con la salsiccia all'interno, un piatto semplice e gustoso da fare con 300 g di riso per risotto, 2 cubetti di dado in maniera tale da non mettere sale, un cipollotto fresco, cipolla, 350 g di salsiccia tolta dal budello, una bustina di zafferano di qualità, 800 g di acqua per la cottura del riso, tanto parmigiano, una noce di burro e 20 g di olio. Metto il cipollotto all'interno del boccale, lo trito per 8 secondi a velocità 5. Aggiungo l'olio e soffriggo il tutto per 3 minuti 100 gradi a velocità 1. Aggiungo tutta la salsiccia e soffriggo ancora per 4 minuti 100 gradi antiorario velocità 1. All'interno dell'acqua metto lo zafferano e quest'acqua mi servirà per cuocere il riso. Prima lo tosto per 5 minuti 120 gradi antiorario velocità 1. Aggiungo tutti e 2 cubetti di dado. Aggiungo tutta l'acqua mischiata con lo zafferano e faccio cuocere il tutto per 17 minuti a 100 gradi antiorari velocità 1. Una volta che il riso si è cotto, lo metto all'interno di una ciotola e lo manteco con tutto il burro e tutto il parmigiano. Mescolo. In questo modo avrò ottenuto un risotto cremoso all'onda. La ricetta bimbi di oggi è già finita, ma come sempre ciao a tutti e alla prossima. Rimani sintonizzato su questo canale.